Questa è la Milano che non se la beve, corruzione, inquinamento, hanno vita breve. Questa è la Milano e ne vedremo delle belle, fanculo i vostri manager, voto Movimento 5 Stelle. Questa è la Milano che non se la beve, corruzione, inquinamento, hanno vita breve. Questa è la Milano e ne vedremo delle belle, fanculo i vostri manager, voto Movimento 5 Stelle. Gianluca Corrado, candidato portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle Milano. Allora Gianluca, in questi mesi di campagna elettorale, quali sono state le principali istanze che hai raccolto dai cittadini? Sicuramente la volontà di avere una città più vivibile, più verde e meno aria inquinata, ma anche meno degrado nelle periferie, più controllo delle nostre strade e un maggior rispetto della legalità. Hanno completamente ignorato quello che ci avevano promesso, quello per cui si erano impegnati. Qual è allora la differenza tra quello che noi proponiamo ai cittadini? Che non lo abbiamo scritto noi, lo hanno scritto i milanesi. Abbiamo passato quasi un anno e mezzo tra banchetti, tavoli di lavoro, con un sito web, un progetto che abbiamo chiamato Sentinelle, col quale quartiere per quartiere i nostri attivisti andavano dai cittadini per parlare dei singoli temi. E abbiamo costruito un documento di quasi 100 pagine, un documento che tratta ogni aspetto della nostra città. Oggi a Milano muoiono ogni anno 5.500 persone prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico. Quella che oggi è l'area C di Milano, un'area antidemocratica nella quale si entra con 5 euro. Io e tanti professionisti entriamo, non ce ne frega niente se vogliamo. Paghiamo 5 euro e li ripatturiamo al cliente. Una persona che guadagna 800 euro non ha la possibilità di entrarci là dentro, perché non lo può fare, per ragioni economiche la sua capacità di movimento viene limitata e di sicuro ha molta più necessità di un professionista di entrare in quell'area. E allora noi quell'area la trasformeremo nella prima alternativa elettrica d'Europa, un progetto che nell'arco di 20 anni doveva essere stessa tutta la città, e questo porterà non solo libertà di movimento, ma porterà benessere. Tutte queste persone sono tutte persone che hanno un lavoro, che hanno una vita, sono tutte persone che negli ultimi 4 anni almeno hanno lavorato insieme a noi, hanno lavorato insieme a tutti i milanesi di buona volontà, perché era un futuro diverso. Loro dicono a noi che noi non siamo liberi perché sanno di non esserlo loro, sanno che noi siamo l'unica forza indipendente, siamo l'unica forza che si occupa degli interessi delle persone. Sono convinti che i cittadini italiani non abbiano nessun diritto, sono convinti di essere un'aristocrazia, di essere al di sopra di tutti. Noi dobbiamo urlare insieme con pacatezza, perché sennò ci dicono che siamo populisti, e gli dobbiamo dimostrare che questo stato di fatto è finito. E io sono fermamente convinto che tutto questo comincerà da questa città, comincerà col risultato di domenica, e poi ci sarà Roma che andremo a governare, e poi ci saranno tante altre città, e presto governeremo questo paese, perché questo era il sogno di un uomo che abbiamo perso purtroppo poco tempo fa, e lo abbiamo perso qui. Era il sogno di Gianroberto Casaleggio, un uomo del quale hanno detto di tutto perché era un uomo riservato, un uomo che voleva riportare la politica tra la gente, un uomo che ha inventato un modo nuovo di fare politica, ed è il motivo per cui tutti noi siamo qui, sono lui e Beppe, ci hanno dato quella che noi dobbiamo accogliere e dobbiamo trasformare in qualcosa di potente, in qualcosa che ci porti a mutare lo stato delle cose. Lui ci ha insegnato il valore della comunità, lui parlava di rete perché era un uomo che aveva una visione del futuro. Ma il messaggio che ci voleva trasmettere era la comunità e la collaborazione. Ed è quello che succede, che noi abbiamo imparato giorno dopo giorno. Se io adesso prendo questo palloncino da solo e lo faccio andare via, è lì e scompare, in nulla. Non riesce ad avere nessun effetto. Ma se tutti assieme, al mio 3, 1, 2, 3... Questo è quello che noi dobbiamo fare insieme, non ci lasciate soli, mai! Oggi inizia un'avventura, e questa avventura tra 20 giorni
o tra 5 anni ci porterà a governare questa città, ma questo potrà accadere solo se saremo tutti insieme. Io ringrazio tutti, ringrazio voi, ringrazio queste persone meravigliose con le quali ho l'onore di lavorare da anni. E vi prego di andare casa per casa, di chiamare tutti, di portare tutti al voto domenica, perché noi insieme, a partire da dopodomani, dobbiamo ottenere un risultato straordinario. Adesso noi smettiamo di parlare, però questa piazza rimarrà per tutto il tempo che vorrete attiva, metteremo un po' di musica, rimarranno attivi i banchetti, potremo parlare del programma, potremo confrontarci su tutto quello che volete. Viva Movimento 5 Stelle! Pensavamo di non farcela, pensavamo che le finestre e le porte fossero murate, che non esisteva un'uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove. In posti sconosciuti, dove? Ma verso di noi, verso noi stessi.